Quarti di finale di Coppa Abruzzo al Comunale di Ortona con il direttore di gara Donatelli che dirige la contesa tra Ortona City e Fucenze. I locali sono reduci dal rotondo 5-2 all'Amatori Angizia, ospiti che invece hanno estromesso ai rigori i campioni cadetti della WISP Pescarese, con la Pentagono che cede il passo dopo il 2-2 dei tempi regolamentari giocati a Scurcola Marsicana. Tommaso Barone manda in campo l'Ortona City con il seguente schieramento: De Dominicis, regia corte Campidoglio, Del Ciotto, Cupido, Sorbello, Luciani, D'Alicandro, D'Alessandro, Giannattasio e Spoltore. In panchina ci sono Scocimarra, Ranalli, Jurisci, Seccia, Tiberio, Sorgetti e Vincenzo D'Alessandro. Il mister Sandro Paolella della Fucenze risponde con Civitareale, Salvati Santini, De Paulis, Troiani Meogrossi, Fiori, Perruzza, Dapice, Tacchi e Di Gianfilippo. In panchina troviamo Finucci, Flammini, Monaco, Bellotta, Oddi, Principe e Fosca. Inizio col botto, 40 secondi e Capitan Meogrossi gonfia la rete dell'Ortona City con una staffilata che non lascia scampo a De Dominicis. Tripudio rosso-blu ed inizio migliore non poteva esserci per il sodalizio di mister Paolella. Risposta locale, affidata a Del Ciotto, ma il numero 7 ortonese spara a salve. Azione corale della Fucenze al decimo con Dapice che conclude sul fondo. Il numero 9 ospite protagonista un minuto dopo, quando viene lanciato in campo aperto e fermato dal fischio del signor Donatelli. Vibranti le proteste della panchina della Fucenze con mister Paolella che viene espulso. Al 20° l'Ortona City pareggia, Giannattasio intercetta e verticalizza per Sorbello, difesa ospite inspiegabilmente scoperta ed il puntero in casacca bianca batte in due tempi Civitareale per il punto del momentaneo 1-1. La Fucenza però non si scompone e alla mezz'ora un lancio di Meogrossi innesca Troiani, De Dominicis si prodiga in uscita bassa ed il direttore di gara punisce il numero 11 ospite tra le proteste della panchina rossoblù. Tacchi prepara bene la conclusione al 35° senza però inquadrare i tre legni, così come Dapice che supera con un pallonetto un titubante De Dominicis, ma la sfera termina sul fondo. Nel finale è l'Ortona City a recriminare, prima su un offside non segnalato su Troiani che viene arginato dal provvidenziale intervento della difesa locale, successivamente per uno spintone al limite dell'area Fucenze non sanzionato. Ripresa che comincia con un'occasione per parte, Giannattasio spara un destro che accarezza l'incrocio dalla porta difesa della Civitareale, sul versante opposto è bravo De Dominicis che disinnesca in uscita con i piedi l'offensiva della Fucenze. L'incontenibile Sorbello impegna il portiere ospite che respinge a pugni chiusi prima della stoccata di Del Ciotto, smorzata da un difensore rossoblù. Maurizio Tacchi fa le prove generali del vantaggio Fucenze, prima accarezza il palo con una sassata dalla media distanza, poi si vede sbarrare la strada da un prodigioso intervento di De Dominicis. Allo scadere è ancora Tacchi protagonista, traversone col contagiri a pescare Fosca ed il numero 7 non perdona, facendo esplodere la gioia dei suoi compagni. Il passaggio del turno sembra ormai cosa fatta, ma l'Ortona City non muore mai ed al terzo di recupero trova il 2-2 con Vincenzo D'Alessandro sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Si va così alla lotteria dagli 11 metri e Cupido realizza per l'Ortona City. Principe fa altrettanto mentre Spoltore centra il legno con Monaco che porta avanti la Fucenze. Civitareale accarezza il pallone, ma il penalty di Luciani va a segno, così come in fondo al sacco termina il pallone calciato da Fosca. Il rigore di Del Ciotto si stampa sul palo e Maurizio Tacchi segna il penalty decisivo che schiude le porte delle semifinali alla Fucenza del mister Sandro Paolella.